Eccoci qua, siamo in onda. Rieccoci, siamo in onda dagli studi di Irpinia TV di via Annarumma. Marco, volevo capire la cravatta. No, la cravatta di che colore è? Non capisco se è celeste, verde, Verde, no, verde. è verde. Scusa, Ciccio, puoi dire che cosa hai detto prima a microfoni spenti? È bellissima, però farebbe bene. Bene, quindi Cerco di portare un po' di colore, ma. No, è della serie Cazzotto nell'occhio. La serie Cazzotto nell'occhio. Va bene, allora qual è il contributo, Ciccio Millesi, che hanno dato gli over a questi under, soprattutto in momenti di difficoltà? Ah, noi siamo stati fortunati a trovare dei giovani intelligenti, pronti Ma come a mente seguirci. bene? Mamma Ma mia, come oh, mente mamma mia, bene? è un No, bugiardo Dio no, ci libro. no, no, no. Se no i numeri parlano chiaro. Comunque abbiamo dei giovani intelligenti dove ci ha spianato la strada e quindi hanno assimilato bene quello che gli veniva detto, adesso stanno raccogliendo anche dei frutti, quindi adesso manca un mese, dobbiamo continuare così, anzi ancora meglio, per poi raccogliere i frutti tutti quanti, sia gli over che gli under. Non dire raccogliere i frutti, Beppe, Perché? perché chiama Si accoglie chiama i mele, invece Ciccio, no, perché l'hai chiamato perché chiama accoglie i mele, verde? invece poi vince un campionato, Ciccio. Va bene, altra telefonata, Telefonata. pronto? Sì, pronto. Allora, io volevo dire solo Lei chiama due da Bagnoli, vero? cose. Sì, L'ha sempre visto, lo Bagnoli sapevo già. anch'io. Il presidente Dica. del club Adriano Lombardi. Lo so, lo so. Quindi io volevo dire solo due cose. Che il campionato adesso lo possiamo buttare solo noi, perché ce l'abbiamo noi in tasca già secondo me la Serie B. E poi volevo dire pure un'altra cosa, per quanto riguarda la partita di domenica scorsa, cioè scusate, di venerdì, c'è stato un grandissimo gol di Castaldo, che si era detto che almeno quell'immagine andava su Sky per farlo vedere anche, come fanno vedere tutti gli altri gol di Serie Va bene. A. Grazie e arrivederci. Grazie, Grazie, grazie a grazie. voi. Arrivederci. Che volevi dire? Rapporto under-over. Io ho ancora in mente l'immagine di Ciccio Millesi, aprile scorso, fine aprile. Spal Avellino. Millesi dribbla due giocatori, finì 2-1. Avellino prese un punto in tutto il girone intorno, ricorderete, insomma, la vacanza prolungata dell'anno scorso. Millesi supera due avversari, il terzo lo ferma, il terzo era Mamma e Baba ti amo. Quindi hai voglia di spiegare. Quest'anno è stato fatto il passo in avanti anche perché giocatori come Zappacosta, lo stesso Izzo, avevano l'anno scorso Certo. come esperienza, come curriculum vitae e quindi sono migliorati. Il rapporto under-over dell'Avellino lo vedi nel rapporto che hanno Fabbro, Izzo, Giosa e Zullo. Hanno coccolato Izzo, Izzo fondamentalmente è uno dei tre, ha tolto il posto eppure lo portano così. Questo oggi è il rapporto tra gli under-over e l'Avellino. Vediamo un po' il lavoro del tutor, si è Il fatto il tutor tutor. Millesi, Tutor vai, Millesi. facciamo un tuffo nel passato, vediamo, vediamo, Millesi i capelli li ha Passato. sempre avuti e anche legati un po' Cioè, che alla... non capisco No, no, non questa. Gianni ce l'ha volevo con te, forse. arrivare. Che cosa? Parlava dei capelli Capelli. di Millesi, ha sempre avuto i capelli Millesi. Pure No, non era riferita in giro. io. Vabbè, andiamo a Grazie, vedere i capelli da cinese, di giapponese, va, da samurai giapponese di Ciccio Millesi in questa clip. ragazzi. Thank you.
una clip da, il gol da con giornale, il Foggia, che, sì, che è più bello. Ce ne mancano parecchi di gol, anche quelli di quest'anno. Sì, sì. Quest'anno. Non so se sei d'accordo. Ma ne mancano parecchi, sì. Ah, quest'anno sì, pure li hai fatti. La soddisfazione più bella, secondo me, sono state le parole recenti di Walter Taccone. Pubblicamente ammesso su Millesi, mi devo ricredere. Ho sbagliato. Mi fa piacere che il presidente abbia detto tutto ciò, però ripeto, non so a cosa si riferiva, perché ho sempre avuto un buon rapporto con lui, c'è una stima reciproca, quindi è sempre bello e fa piacere sentirsi dire tutto ciò. È caduto il silenzio dopo questa risposta. Gianni, che volevi dire a proposito della clip? Ci sono delle storie, no? L'Avellino quest'anno ne ha due in particolare, quella di Beppe Millesi e quella di Ciccio. Ciccio, l'ha chiamato Ciccio, Beppe, scusami, tutto il tempo. Il sinistro di Beppe Signore. Il sinistro, bravo, allora confonde. Sinistro di Beppe Signore. È quello, ecco, perché confonde. È quello. È quella di Raffaele Biancolino. Perché? Perché il calcio poi non è solo calcio, non è solo il campo, il calcio è anche tutto quello che c'è dietro, tutto quello che comunque... E sono i tifosi, tutto quello che è il rapporto con i tifosi, quello che è il rapporto con la città. Ciccio Millesi, l'ho detto bene, vedi, mi è venuto bene. Ciccio Millesi è uno che gioca ad Avellino da parecchio tempo, va, ritorna, Raffaele Biancolino, però stabiliscono un rapporto che è di natura romantica, che è di natura sentimentale con la città. Allora, in questa squadra che vince il campionato, io credo che una cornicetta vada in qualche modo... allestita, vada in qualche modo fissata ad una parete, perché ci sono due persone, appunto, come Ciccio Millesi e come Raffaele Biancolino, che fra l'altro, proprio l'hai citato, magari Taccone aveva delle perplessità, sì. Su Biancolino c'erano comunque delle perplessità, pure io addirittura, che insomma l'avevo pure espressa, e qua dentro ci siamo tutti dovuti ricredere, perché l'attaccamento, la voglia, questo cordone ombelicale con la città evidentemente si è trasmesso sul campo. Allora, quando voi dite i giovani, questi sono stati esempi eclatanti, perché è gente che già ha fatto campionati di superiori, ha fatto campionati qui ad Avellino, potevano anche sentirsi appagati, che credo che quest'anno siano stati veramente esemplari. E nel quadretto, ecco, ci mettiamo anche Angelo D'Angelo, che ha fatto il percorso contrario rispetto dalla a quello D, di Ciccio, è l'unico superstite della Serie D. Sì. Allora, c'è un qualche messaggio prima di... c'è una telefonata e poi Facebook, che è un po' trascurato. Pronto? È andato, è caduta la linea. Allora, Michele Imperiale e Orlando Matarazzo, ci andiamo a vedere. No, è andato nel senso che è caduta la linea. Ci andiamo a vedere qualche messaggio su Facebook, perché sono davvero tanti quelli che sono arrivati sulla nostra bacheca di Linea Verde Sport, cominciando da Antonio Giannattasio, che dice: secondo voi il Perugia sarà la squadra da temere fino alla fine? Per vincere il campionato bastano 7 punti. Ancora Augusto Edoardo Iannuzzi, domanda per il capitano: siete soddisfatti del supporto che vi stiamo dando noi tifosi? Conservate le domande, finiamo un attimo di leggere. Italo Argenio ci mette una bella foto, chiederei a Michele Imperiale, al quale vanno anche i saluti di Italo Argenio, nostro prezioso regista, l'anima del lupo, con questa bellissima foto di Gigi Castaldo. E ancora Carmelo Mainolfi deve fare i complimenti a Rastelli, che sta compiendo un vero miracolo. Per la trasmissione saluto Millesi e il grande Daniele Miceli. Carratù: buonasera a tutti, a Milesi chiedo: voi come squadra siete consapevoli che in queste 4 gare vi giocate tutto e non potete sbagliare? A Daniele chiedo: l'Avellino in queste 4 gare deve fare calcoli anche sulle inseguitrici, oppure è meglio giocare senza crearsi affanni inutili? E poi a Porcelli chiedo: per voi giornalisti quanto è importante avere la B dal punto di vista professionale? Le due risposte di Millesi, Miceli e Porcelli. Però devi ricordare allora domande. La prima domanda era se sei contento dell'apporto che vi stanno dando i tifosi, e la seconda è se sapete che non potete sbagliare. Per quanto riguarda i tifosi, ne approfitto per ringraziarli a nome di tutti, perché stanno facendo un grandissimo lavoro al di fuori. Il loro calore per noi è una grandissima spinta, e quindi li ringraziamo veramente di cuore, e speriamo di regalare questa gioia che noi tutti vogliamo. Per quanto riguarda le 4 gare, noi siamo consapevoli che abbiamo 4 finali, tra virgolette solo noi lo possiamo perdere, ma nello stesso tempo
abbiamo partite gare difficili e bisogna prenderli una per una con le pinze e rimanere concentrati non sulla classifica ma sulla partita in sé per sé. Daniele? Non ricordo le domande. Allora, la domanda era, l'Avellino in queste quattro gare deve fare i calcoli anche sulle inseguitrici o pensare sulla se stessa? No, io ho postato sulla mia bacheca Facebook il divieto di tabella ufficiale fino a fine campionato. Ne potrebbero bastare 7. Con andiamo 8 sei tranquillo, ne devi fare 12. Dopo la facciamo con Gianni la tabella. Ascoltiamo prima un telespettatore perché è da parecchio in linea. Ah. Pronto? Buonasera, sono Tancredi. Tancredi, prego, l'aspettavamo. È stato nominato prima, prego. Volevo correggere un poco il giornalista Miceli. A noi basterebbero 8 punti. Sì, è quello che dicevo. Per me ne bastano 12. Di arrivare a pari punti. Sai con la paletta? Io sono ragioniere, quindi una certa contabilità me la faccio anche se mentale. Volevo rivolgermi un po', però, il mio pensiero ai dirigenti, ai giocatori, ai tifosi del calcio, della pallacanestro, della pallavolo a tripalto e della pallacanestro femminile di Ariano. Sì. Posso dire loro va il mio ringraziamento. Tancredi. Mi fanno sentire orgogliosi di essere irpini. Infatti ci stanno portando nell'alta cronache sportive nazionale, contrariamente a quella falsa valutazione che di solito ci pone sempre negli ultimi posti di una graduatoria bugiarda. Sì. Però non rispecchia questa graduatoria mai i reali valori della nostra provincia. Un in bocca al lupo e grazie. Un attimo Tancredi. Cioè Tancredi, sono Gianni Porcelli. Buonasera. Ciao, come stai? Bene, grazie. Io ricordo, voi non lo potete sapere, Tancredi giocava da libero. Giocava da stopper e da libero. Sì. Credo che da quello poi sia derivata il marcare a Duomo in quel modo, perché all'epoca si marcava a Duomo. Tancredi passa pure per quello più ligio al dovere che sia stato fra i vigili di Avellino. Credo che quella marcatura uomo l'ha trasmessa poi anche nella professione, evidentemente. Ciao. Comunque, signor Porcelli, lei ricorda Gianni. La metà della mia carriera, perché sono partito in porta. Quella non la sapevo. Questa confesso, non la sapevo. Io ci diamo del tu perché sennò non parliamo più, siamo amici. Io ho anche giocato contro di te. Lui era bravissimo, fra l'altro aveva un fisicaccio. Lui lo sa bene. Grazie Tancredi. Grazie in bocca al lupo, auguri per la B. Grazie. Allora facciamo un po' i conti, 7-8 punti. Allora, poi detto divieto di tabella, adesso Milesi mi viene appena dico questa cosa, ma la devo dire. Se l'Avellino vince a Latina, facciamo tutti i debiti scongiuri del caso, vogliamo essere scaramantici e tutto, anche al di là della telecamera qualcuno si lascia andare a gesti apotropaici, vabbè, comunque no. Se vince l'Avellino a Latina potrebbero bastare 7 punti, perché il Perugia si ferma. O perlomeno comincia a gestire. 8 punti e sei tranquillo, scendiamo in campo per farne 12. C'è un errore di fondo che sta passando in queste ore. Ieri ho ascoltato alcuni miei amici, mi sono visto, abbiamo preso il caffè. Ho pensato intorno alle 18 che l'Avellino avesse subito una penalizzazione in classifica, perché vedo tutte facce scure, tirate, preoccupate. È sbagliato dire che il Perugia sta rimontando l'Avellino, è una bugia, non è vero. Grande squadra, giocano un gran bel calcio, hanno perso un girone perché avevano l'allenatore sbagliato, protetto dal pubblico di Perugia a torto. Si sono ripresi con Camplone nella seconda parte della stagione. È la squadra che ha fatto più punti, se non sbaglio, da gennaio in poi. Ma vi faccio una domanda. Il Perugia quanti punti ha recuperato l'Avellino negli ultimi 2 mesi? Mi rispondete? Quanti punti? Siamo sempre là. Zero. Nessuno. Secondo te è più frustrante essere primo e non staccare oltre le 5 lunghezze la seconda o essere secondi, vincere, grande squadra, vinciamo dappertutto, non ci ferma più nessuno, siete sempre lì, quindi calma e gesso, ma ieri sembrava davvero in questa città di essere condannati, che ne so, ad un viaggio dalla Vergine di Norimberga. Perché è inaspettata la vittoria Gianni, il Frosinone probabilmente, fine, il Frosinone. Ieri poteva essere l'apoteosi, invece ti ritrovi e una siamo d'accordo. Luna. Però ci poteva stare Gianni, perché il Frosinone ha smesso di giocare col sangue agli occhi dopo la vittoria con Latina. Spero di essere smentito. Ragazzi, però torniamo alla realtà. Chi mai ad agosto poteva immaginare ha maggior ragione, non ti sei accontentato di fare il campionato di transizione. Sei terzo e quarto non va bene, sei primo e non ti bastano 5 punti. Io preferisco essere primo con 5 punti di vantaggio che il contrario. Ragione, Daniele, tutti. Una città micidiale. Mamma mia. L'ottimismo è il sale della vita. Allora, Porcelli, mi rispondi un attimo e poi dopo ci andiamo a vedere qual le era altre la domanda e che dicono noi giornalisti a proposito. Sì, senti, io sono uno che ha iniziato prima ancora del 72-73, quindi
Una certa età, stai però svelando la tua età. Ho iniziato purtroppo a Piazza d'Armi, quindi confesso, sono giurastico e quindi va bene così. Però resta il problema che ti dico, le ho vissute tutte, ho vissuto la Serie A e i 10 anni della Serie A il sottoscritto ha fatto tutte le radiocronache e quindi su tutti i campi d'Italia e tutte quelle al Partenio, quindi conosco benissimo l'esaltazione, l'enfasi, proprio il mal di stomaco, le farfalle nello stomaco, le conosco tutte. Mal di stomaco pre-gara. Questa non è paragonabile a quel tipo di però con l'oscurantismo che abbiamo subito, con questo sembra un nuovo rinascimento praticamente, sì, quindi infatti. è chiaro che incominci a rientrare in un calcio che conta. Ci sono state, è vero che non discordare che 2 anni fa stavamo nell'interregionale, sì, sì. Insomma, voglio dire, se non si risveglia l'entusiasmo adesso, io dico a Taccone di darsi al calcio Balilla. Stasera belle scene, 5 suoni, poi più tardi, dopo la pubblicità, dopo i tifosi, io farò un intervento sui tifosi, sui numeri. Sì, ci devi svelare un retroscena. Sì, ti svelo anche il retroscena, tutto quello che vuoi. La confusione che c'era oggi alle 4, prima dell'apertura di Music Point in via Colombo, con più di 200 obietti venduti. No, più di 400 obietti venduti. Domani mattina finirà. Non mi risulta 400, 200 sicuramente, perché 400. Molti tifosi sono arrivati da Music Point e hanno trovato anche chiuso, quindi intorno alle 8. Il settore, lo diciamo, di 863 biglietti posti. Disponibili. Allora, di Latina, c'è, ospiti, però. C'è un telespettatore in linea, mi sembra? Sì, pronto, buonasera. Prego. Salve, volevo salutare tutti gli ospiti di studio, sono Piero da Tripalda e soprattutto rivolgere ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, un ringraziamento al giocatore che è in studio, Ciccio Millesi, perché a parte che secondo me è stato uno dei migliori giocatori che l'Avellino abbia mai avuto, parlo di Serie B e Serie C, e poi comunque oggi è un giocatore fondamentale per noi, soprattutto come uomo spogliatoio, quando scende in campo mette sempre tutto quello che ha nel campo, fa un lavoro che non sempre tutti riconoscono, corre, si sacrifica, quindi veramente al di là della classe innata che ha, a nome di tutta la città, se ce ne fosse ancora bisogno lo ringrazio, indipendentemente da come andrà quest'anno, anche perché andremo in Serie B, e mi auguro vivamente che possa stare con noi anche l'anno prossimo in Serie B, perché un uomo del genere, un ragazzo così, davvero è fondamentale. Saluto tutti gli ospiti studio, Daniele, il giornalista Porcelli. Salve. Faccio un complimenti per la trasmissione. Grazie. Gianni Porcelli. Contro la nocerina, tanto per sottolineare quello che significa Ciccio Millesi. Ciccio Millesi per buoni 20 minuti ha fatto il terzino. Sì. L'abbiamo cioè voglio dire, con un sacrificio personale per uno di queste caratteristiche, che era, io non so quanti giocatori avrebbero accettato, lui ha fatto il terzino. Anche bene, tant'è vero che addirittura forse non aveva giocato così bene la prima parte della partita come ha giocato i 20 minuti da terzino. E non l'ha fatto soltanto con la nocerina, l'ha fatto diverse volte. È vero, sì. Ha fatto anche un po' a Perugia. È tornato ai tempi di Zeman. Che ha quel piede, non è semplice. Anche un po' a Perugia. Allora, c'è un altro telespettatore, Ciccio, l'anno prossimo che succede? Dove sarai? Vabbè, una domanda. A me la fai. Tengo un altro anno di contratto, io sono disponibile domanda. A prolungare come a stroncare, perché alla fine i matrimoni si fanno in due, da parte mia la società sa che c'è la massima disponibilità a finire qua, a lavorare per questa maglia con l'anima, se dall'altra parte... c'è la ti hanno trattenuto a dicembre quando da Pisa qualcuno pure insomma ti aveva un po' cercato anche da Benevento l'anno scorso mi disse la Villa farei cercato. Di tutto ma mai l'allenatore. Sì, è vero, confermo. Allora mettiamo ha ragione. Gianni, che ne pensi? Fanno il direttore sportivo e generale lui e Biancolino un domani. Io proporrei Gianni Porcelli. Questo è il modo per farli andare via già no, da stasera. No, volevo dire domani. Questo detto. È un discorso che ho fatto già a Raffaele, l'ho fatto un paio di settimane fa. Vedi? Ho detto il direttore generale, se mai ci fossi bisogno. Tu ce l'hai la stoffa del direttore. Per quello sportivo lui può tranquillamente fare. Bravo, allora vedi, ho detto bene, ma quello generale benissimo. È mio e non sapevo nulla, non ne avevamo mai parlato. C'è un altro telespettatore in linea, caro Gianni Porcelli. Pronto? Pronto? Ah, pronto? Che bello, una donna. Buonasera. E buonasera, sono Valeria da Montoro. Buonasera. Prego. Valeria, prego. Niente, volevo solo intervenire sulla questione dei biglietti. Sì.
perché in pratica ho finito di lavorare, sono arrivata ad Avellino, sono arrivata alle ore 6 al Music Point, sì. Insomma, sì, alla fine alle 8 ho aspettato 2 ore, la gente mi si infilava davanti, niente, non c'è stato modo di fare i biglietti e il titolare ha annunciato che alle 8:15 in pratica chiudeva e quindi ho detto vabbè, vado a casa e mi vado a riposare e alla fine sto qua e domani mattina devo cercare qualcuno che alle 9 si piazzi là davanti a fare biglietti. Guardi, io dico, ma lo so che purtroppo non è colpa della società per il punto che hanno scelto, però magari se c'era modo di, non lo so, facilitare la situazione, perché magari veniva qualcuno che faceva 20-30 biglietti e io che ne devo fare solo uno per me, e alla fine ho rinunciato perché ho detto vabbè, vado a casa. E ha ragione Valeria, questo. Speriamo che domani non rinunci, un biglietto lo troviamo, vado al lavoro e ripeto, sperando che alle 6 trovo il biglietto, perché magari sono solo 860, certo. Quindi non lo so, gliela auguriamo, le facciamo in bocca al lupo, lo dice così carinamente che bisognerebbe regalarglielo. Grazie Valeria. D'altronde, Daniele Micelli, c'è stato anche un problema legato al rivenditore a cui fa riferimento. Esatto, il problema è quello. Latina, non che non è quello ufficiale, mi sembra non che è sia la Q2. Latina è... da... Esatto. È un, e quindi i rivenditori unicum, sono pochi. Inevitabilmente il rivenditore autorizzato è uno. Ti assicuro che i biglietti non sono 200, ma il doppio. E ce n'è un altro rivenditore in Alta Irpinia. E ce n'è uno a Cava, se non sbaglio. Sì. Quindi sì. I ragazzi sono del Salernitano possono fare riferimento. Domani mattina, secondo me, finiranno i biglietti. Sono 863 in tutto, meno male, solidarietà massima a Valeria di Montoro, 863 in tutto circa dell'Avellino. Sì, ma dico io, la capienza 1200. No, la capienza è 4-5 mila spettatori. Tra l'altro pare che alcuni non residenti avellinesi possano acquistare il biglietto di tribuna, insomma potrebbe accadere al contrario quello che è successo con i Nocerini ad Avellino, sì, sì. Saranno 1000 secondo me i tifosi. Angelo Picariello lo portiamo noi in sala stampa, saluto anche ad Angelo, in più. Meno male che si rivivono queste scene, dispiace per Valeria, diceva bene Gianni, regalatele il biglietto a questo punto perché è stata così gentile, carino. Posso immaginare la delusione nelle venire ad Avellino e non trovare il biglietto. C'era gente che veniva dall'Alta Irpinia, gente che veniva dalla Valle Caudina per fare 10-15 biglietti. Ah, dovevo anche c'è ricordare stato... che la Curva Sud ha allestito, anche se non partecipano come non tesserati, 10 pullman per adesso sono stati prenotati. Quindi quanti vogliono intendere andare con i pullman si facciano vivi dalle parti del meno Bar male Broadway. Marco, chiaramente sì. Sempre disponibile. Meno male che si vivono queste scene dopo tanti anni di difficoltà. 3-4 anni fa magari dalla segreteria chiamavano perché mancava all'appello un tifoso, ma il biglietto non lo fai, adesso succede il contrario. Ho sentito qualcuno lamentarsi in settimana, poi vi racconto anche un aneddoto rapidamente, del fatto che c'erano solo 500 tifosi dell'Avellino, 499 ufficialmente nel settore ospiti a Gubbio di venerdì sera. Biglietti io non prendo posizione sulla cosa, rispondo con i numeri. Il Torino l'anno scorso, Torino che è tornato in Serie A, ha perso 1-0 a Gubbio, gol di Daniel Ciofani, attuale attaccante della Perugia, davanti a 4.000 spettatori con 434 tifosi ospiti. Era il Torino che di lunedì sera giocava a Gubbio per la promozione. L'Avellino di venerdì sera, stesse condizioni, ha portato 500, forse anche di più considerando i tifosi. Che è più vicino. La Juventus l'anno scorso per lo scudetto ha portato a Napoli, la Juventus, Napoli-Juventus, 700 spettatori. L'anno scorso Inter-Atalanta ha fatto segnare 1650 paganti. Se pensate che anche Catanzaro possa diventare Crotone, siete fuori strada. Mi sembra una polemica. E sai perché? Sai perché, Titti? Io per fare il biglietto per Gubbio ho impiegato 3 giorni. Il problema dello svuotamento degli stadi non è la PTV, è la burocratizzazione delle procedure di vendita dei biglietti. Io non sapevo come andare a Gubbio. E io sono un patito, sono un fissato. Chi è nel dubbio, vado o non vado a vedere la partita? Non ci va. Certo. Questa è la verità. Aneddoto rapido. Aspetta, dopo, ne parliamo dopo, se no fai tu tutta la trasmissione. Per carità. Allora, ci andiamo a vedere insieme i gol. Prima una telefonata, poi scusate. Se non facciamo attendere troppo il Michele telespettatore. Pronto? A distanza. Pronto, buonasera, sono il tifoso di Avellino. Volevo sapere se c'è un problema di ordine pubblico riguardo alla trasferta di Latina, poiché sì. la...
Salernitana gioca a Fondi. No, gioca sabato la Salernitana. Gioca in anticipo la Salernitana a Fondi, ufficiale, oggi l'hanno comunicato. C'è solo il rischio dell'incontro con i tifosi del Benevento e la questura di Avellino sta studiando possibili percorsi alternativi. Alternativi, sì. Ah, quindi la Salernitana gioca la Salernitana gioca sabato. Di sabato, quindi non c'è il rischio di incontrare i salernitani, i beneventani, però la questura di Avellino e Benevento in concerto perché li aspettano. Stanno studiando possibili percorsi alternativi. Ho capito, è perché anche il Napoli mi sembra che gioca a Milano e il posticipo laterale. Vabbè. Devo prendere l'elicottero per le strade portano a Roma. Grazie. Vabbè, ha ragione perché il problema si era creato. Si era creato, ma si sta studiando per risolverlo. Ci andiamo a vedere tutti i gol. Ok. Il gol con cui il giallorosso Marotta al quinto della ripresa ha spento le residue speranze di promozione diretta del Latina e rilanciato le ambizioni del Benevento in zona playoff è costato l'esonero a Fabio Pecchia. Il tecnico pontino, che con l'Avellino aveva dichiarato di voler fare i conti solo il 12 maggio prossimo, giorno della fine del campionato, dovrà rassegnarsi all'idea di dover seguire da casa il finale di stagione, rinunciando anche a mettere le mani su quella Coppa Italia di Lega Pro che ha praticamente quasi conquistato, battendo nella finale d'andata il Viareggio a domicilio. Diverso invece lo spirito che si registra a Perugia, dove la cura di Andrea Camplone, subentrato a Battistini, ha dato i frutti sperati. Al Matusa di Frosinone i grifoni hanno offerto un'altra prova maiuscola, ma vinto solo con una rete dell'ex Nicco al settimo del primo tempo. Ad 8 punti di distacco dai Lupi, ma concentrati solo sulla conquista del miglior piazzamento playoff, i molossi di Gaetano Auteri, che hanno battuto per 3-0 in trasferta proprio il Viareggio di Stefano Cuoghi. Ad aprire le marcature e spianare la strada alla Nocerina è stato il rigore in apertura di Mazzeo, Di Russo e Garufo, gli altri due sigilli sul match dello Stadio dei Pini. In zona spareggi promozione rispunta con prepotenza il Pisa, che a Sorrento ha battuto per 2-1 i rossoneri. Al campo Italia, nero-azzurri in vantaggio con Gatto, illusorio il pari dal dischetto di Musetti, a cui sempre dagli 11 metri, ma a 5 minuti dal termine, ha risposto Favasuli. In coda c'è da registrare il decisivo passo in avanti verso la salvezza della Paganese di Gianluca Grassadonia, che al Torre ha battuto per 1-0 il Barletta grazie alla rete del solito Caturano. Buono infine il pari dell'Andria Carrara e del Catanzaro a Prato, anche se i calabresi hanno di che recriminare per un rigore sbagliato che poteva archiviare la pratica salvezza. Ciao ciao Pecchia, ne parleremo subito dopo, anzi no, perché mi fanno segno dalla regia che dovremmo avere in collegamento il collega Domenico Antonelli di Extra TV da Latina. Pronto? Sì, eccoci qui, buonasera. Buonasera Domenico, allora raccontaci un po' come è maturata questa decisione di esonerare Pecchia e richiamare Sanderra. Ma in realtà è stata una decisione abbastanza ragionata, perché in realtà il tecnico nerazzurro, ormai l'ex tecnico nerazzurro Fabio Pecchia, era sotto l'occhio della dirigenza, l'occhio severo della dirigenza, da ormai un paio di settimane. Ebbene, l'ennesimo KO in trasferta, maturato appunto proprio nella gara di ieri a Benevento, e soprattutto il gioco espresso da Latina ha fatto propendere la dirigenza appunto nerazzurra per l'esonero e quindi un avvicendamento tecnico sulla panchina del Latina. Certo è che Fabio Pecchia ha fatto bene, ha fatto benissimo sulla panchina nerazzurra, perché per gran parte di questa stagione ha fatto vivere un sogno praticamente tutti quanti i tifosi del Latina, visto che per lunghi tratti il Latina è stato in testa alla classifica del girone B del campionato di prima divisione, ma soprattutto anche perché non scordiamoci, il Latina di fatto è nella finalissima della Coppa Italia di Lega Pro, ha sì. Vinto anche 2-1 la gara di andata a Viareggio, di conseguenza insomma ha non dico ipotecato, ma comunque sia parte di una situazione di grande vantaggio nei confronti della formazione toscana per la vittoria appunto della competizione tricolore. Quindi è un avvicendamento, ecco, per alcuni versi che un pochettino ha sorpreso l'ambiente
del capoluogo pontino, per altri invece era un po' teso perché c'erano, come dicevo appunto proprio in precedenza, diverse voci che volevano appunto proprio lo stesso allenatore, ormai ex, sotto l'occhio appunto severo da parte della dirigenza di Latina. Volevo chiederti come l'hanno presa i calciatori e poi ovviamente c'è grande voglia di riscatto domenica quando arriverà l'Avellino, anche visto il testa a testa che c'è stato fino a un mese e mezzo fa. Allora, la decisione è stata presa nella giornata di oggi quando la squadra non si è allenata, perché tornerà ad allenarsi domani e i giocatori insomma si ritroveranno a che fare con un nuovo allenatore. C'è da dire che non tutti effettivamente l'hanno presa nel migliore dei modi, forse quelli un po' più contenti sono stati i giocatori di lungo corso a Latina, perché ritrovano un tecnico che è Stefano Sanderra, che conosce molto molto bene l'ambiente pontino, visto che è stato praticamente l'allenatore che ha permesso appunto a Latina due stagioni orsono di conquistare la promozione della seconda e la prima divisione e nella scorsa stagione di conquistare appunto la salvezza nel terzo campionato nazionale. Quindi Sandera si ritroverà con nove giocatori di fatto che già lo conoscono e sicuramente godrà del piacere insomma di questi giocatori. Molti altri si trovano in una situazione un po' così, io uso una parola un po' forte, quella di sconforto, perché nel momento in cui viene allontanato un allenatore, il mio personalissimo pensiero è che ha fallito non soltanto il tecnico ma un po' tutta quanta la squadra, di conseguenza insomma anche loro si sentono in qualche modo responsabili di questo tracollo. Certo è che la cosa che posso dire è che sicuramente i giocatori non hanno giocato contro il tecnico, quindi sicuramente c'era certo un buon clima all'interno della squadra, un buon clima. Domenico, prima di salutarti, giusto per capire, conosci Sanderra, pensi che apporterà delle novità tattiche rispetto al gioco di Pecchia? Poi più meno quanti spettatori prevedi la Latina, com'è la situazione? Ma Sanderra nelle stagioni precedenti ci ha abituato ad un classico 4-4-2. Certo è che adesso si ritrova insomma con una formazione con una rosa insomma non scelta da lui ma in qualche modo forzata, quindi staremo a vedere già da domani quelle che saranno appunto le indicazioni e il modulo che proporrà sul campo di gara il nuovo allenatore del Latina. Io tifosi? Ripeto, e per quanto riguarda i tifosi, io penso che domenica possa esserci una gran bella cornice di pubblico al Francioni, perché arriva appunto la capolista Lino e sicuramente la piazza attende questa sfida. Grazie.